Centrale Festival nel fine settimana scorso ha catalizzato l'attenzione del mondo della fotografia artistica su Fano tra Mediateca Montanari e Rocca Malatestiana. Quest'anno il suo ideatore Marcello Sparaventi e Luca Panaro, docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nonché direttore artistico del festival, hanno voluto creare un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato, lavorando sia sui contenuti che sulla formula della manifestazione, come ci è stato presentato anche nella conferenza stampa, facendo approdare a Fano i migliori talenti under 30 che attraverso una call sono stati selezionati dai curatori del festival in mostre collettive o personali, dove hanno potuto esporre i lavori sia di immagine che di videomaker. Abbiamo ricevuto quasi 100 candidature, di cui il 20% di artisti esteri. Tra questi appunto un artista, l'artista che appunto abbiamo qui al nostro fianco, che si chiama Kirbash, è un artista curdo che è stato super collaborativo e ci ha consentito appunto di allestire al meglio e soprattutto di proporci un lavoro che sta riscontrando grande successo nel resto del mondo. Un festival credo che debba essere anche una cartina tornasole del presente. La novità che noi abbiamo introdotto, almeno credo, è stata quella di non avere una piccola sezione di open call marginale alle mostre principali, ma di trasformare tutto il festival con questa formula. All'interno della Mediateca Montanari è stata allestita la mostra Mare Adriatico, Umano, Naturale, Cosmico, con gli scatti dei componenti dell'associazione e una installazione visiva dedicata allo scrittore fanese Fabio Tombari. La Rocca invece ha accolto nei suoi spazi artisti e lavori, dando quell'atmosfera particolare che solo un luogo come questo sa regalare, avvolgendo visitatori ed artisti e rendendo ancora più marcato il lavoro di ricerca, di sviluppo e di realizzazione dei progetti che sono stati esposti, con grande soddisfazione degli organizzatori. Questa volta abbiamo pensato, anzi il nostro direttore artistico ha pensato di fare la sua consueta Summer School, dove è un vero proprio corso di approfondimento sulle tematiche dell'arte e della fotografia. Nei fini settimana, il venerdì, sabato e domenica, le mostre appunto si potranno vedere fino al 30 di giugno. Ma Centrale Festival non è solo mostre, ma tavole rotonde, visite di guidate, talk show con i protagonisti e gli ospiti di questa edizione 2019. Ora, anche se l'evento madre si è concluso, le mostre però continuano ad essere fruibili ed i componenti dell'associazione Centrale Fotografia fino alla fine di giugno, nei fine settimana, guideranno i visitatori alla scoperta delle opere esposte.